Amici di Calcio Padova TV, ben ritrovati. Ci ritroviamo qui al Palagozzano di Padova per la sesta giornata del campionato di C1 e questa volta ci ritroviamo con un Padova capolista. Ebbene, andiamo con ordine. L'avversario di questa sera è l'Euro Giorgione di Castelfranco Veneto, squadra che occupa la decima posizione in classifica, ma come vi dicevo in apertura, la cosa più importante è che è proprio il Padova la formazione che per il momento sta dominando il campionato. Infatti la classifica vede la formazione biancoscudata al comando con 11 punti, seguita a quota 10 da Petrarca e Luna Tiene, e poi a 9 punti l'Altamarca. Ebbene, questo grande exploit dell'inizio di campionato della formazione di Alberto Rodriguez permette ai biancoscudati di navigare al comando della classifica e di poter guardare tutti dall'alto. È vero anche che il Petrarca ha disputato una partita in meno e di conseguenza in teoria potrebbe essere proprio il Petrarca la capolista di questo girone, però per il momento la classifica dice Padova. Ebbene, accingiamoci quindi ad assistere a un altro match combattuto fra Padova Calcio 5 e Euro Giorgione Castelfranco Veneto, e in modo tale che il Padova possa proseguire la sua marcia. È tutto pronto, via, partiti. È iniziato in questo momento il match fra Padova Calcio 5 ed Euro Giorgione Castelfranco. Padova che manovra il primo pallone, subito pressing alto da parte della formazione in casacca rossa dell'Euro Giorgione Castelfranco, che come vi dicevo occupa la decima posizione con 6 punti in classifica. Però formazione che ha fatto vedere cose buone fin qui in campionato. Alberto Rodriguez che imposta su Madalosso, che tenta di servire in profondità il capitano Luca Carraro. Nulla di fatto, può ripartire la formazione di Castelfranco con questo tocco di Martinello, poi il pallone in direzione di Bensalim Fuad. Ancora Bensalim Fuat che fa un po' da playmaker della formazione trevigiana. Ancora pallone in possesso della squadra in casacca rossa, Padova invece nella tradizionale divisa bianco-scudata. Ottimo l'intervento di Alberto Rodriguez, va a fermare questa incursione dell'avversario toccandogli poi il pallone in fallo laterale. Vi ricordo anche gli arbitri dell'incontro: il primo è il signor Calzavara, secondo arbitro D'Amico, entrambi della sezione di Padova. C'è un doppio rimpallo intanto in fase di attacco per il Giorgione, ne scaturisce un calcio d'angolo che va a battere Bensalim Fuad. Pallone all'indietro, poi un tiro svirgolato, può ripartire Secchieri per il Padova che viene subito però attaccato. Ancora un contropiede per il Giorgione con il tocco di Alberto Rodriguez, l'ultimo a toccare però è stato Giata, e quindi la rimessa aspetta il Padova. Partenza un po' difficile per i biancoscudati perché il Giorgione pressa piuttosto alto con molto agonismo. Buono l'incursione adesso per Secchieri e buona possibilità, il palo subito in apertura per il Padova con questo tiro di Secchieri. Ancora Secchieri, ancora lui, tiro che finisce però alto, ma subito Padova pericolosissimo, vicinissimo al gol con il tiro da distanza ravvicinata da parte di Guido Secchieri, che ha colpito in pieno il palo e sfuma quindi subito un'opportunità. Riparte allora l'Euro Giorgione, occasione capitata, intanto ancora un palo anche questa volta per l'Euro Giorgione nel contropiede con il tocco di Iozzino, con palla che è andata ad adagiarsi sul palo, quindi un palo per parte. Ma attenzione intanto a Madalosso, Madalosso e la respinta del portiere Prosdocimi. Partita subito scintillante in avvio, si parte in maniera scoppiettante da ambo le parti. Perde palla questa volta Alberto Rodriguez, la riconquista la formazione di Castelfranco, poi il tocco all'indietro per Martinello, non c'è un attimo di pausa. Partita subito vibrante con un palo per parte, poi un rilancio in avanti di Secchieri, non c'è nessuno e può quindi ripartire il
Giorgione con Martinello, all'indietro per Iozzino, autore della conclusione di poco fa che è finita sul palo. Poi nulla di fatto, palla che termina sulla linea di fondo. Ricordiamo anche i molti assenti comunque nelle file del Padova, a cominciare da Crepaldi, che ormai è vittima di un lungo infortunio, non ha mai giocato quest'anno Crepaldi, uno dei punti di forza della squadra. Poi Gallimberti, anche lui è vittima di uno stiramento, poi Paperini e poi Androni, che è il portiere titolare, ma questa volta lasciato a riposo da Alberto Rodriguez per far spazio al rientrante Riccardo Ballarin, il portierone biancoscudato come l'abbiamo definito in tutta la stagione scorsa, che anche lui finalmente è potuto rientrare in squadra dopo un lunghissimo infortunio. Eccolo qua, proprio lui in possesso di palla, che mette in movimento Alberto Rodriguez. E altro assente della serata è Luca Dorio, che è stato espulso nella partita di venerdì scorso, quella giocata a Verona, e adesso deve scontare due giornate di squalifica. Nonostante ciò, il Padova appunto capolista. Attenzione all'Alberto Rodriguez, che si fa anticipare all'ultimo momento, ma attenzione anche al contropiede, nulla di fatto per fortuna, però occasionissima per Rodriguez, che tutto solo davanti al portiere si è fatto anticipare dall'estremo difensore avversario. Ancora Leuro Giorgione che viene in avanti, attenzione, rischio davvero enorme corso dal Padova con questa incursione di Iozzino, che da pochi passi ha messo sul fondo. Filippo Camani a fianco a me per il commento su questa partita, dicevo, iniziata in maniera scoppiettante con occasioni da una parte e dall'altra, ma attenzione a questo Leuro Giorgione, perché oltre al palo poco fa ha veramente sfiorato il gol. Sì, questo Leuro Giorgione è partito meglio nei primi due minuti del Padova. Poi l'occasionissima del Padova con il palo di Secchieri, l'occasione del Leuro Giorgione, una partita molto intensa e per il momento molto aggressiva da entrambe le parti. E staremo a vedere, intanto ancora il Giorgione che viene avanti, Alberto Rodriguez allunga un piede, riesce a fermare l'avversario, riparte Madalosso, contrastato Madalosso, l'ultimo tocco è suo. Peccato, c'era la possibilità di andare in contropiede, infatti Carraro richiama Madalosso, c'era la possibilità di servire Secchieri. Allora un lancio lungo ancora su Geta, attenzione a Geta, e Ballarin chiude lo specchio della porta, ma attenzione a lasciare questi spazi agli avversari. Madalosso, ancora Carraro, prova la staffilata da lontano, pallone che termina alto. Non c'è un attimo di pausa fin qui, partenza davvero scoppiettante in questo match. Siamo già al settimo minuto di gioco, 0-0 il risultato, un palo per parte e molte occasioni sfumate di poco. Intanto riparte Leuro Giorgione, ancora Stojata, questo Giata è davvero giocatore pericoloso da tenere d'occhio. Guadagna un calcio d'angolo la formazione trevigiana. Palagozzano anche questa sera gremito per assistere al match del Padova calcio a 5. Intanto vediamo il pallone dato all'indietro per Martinello, ancora in direzione di Bensalin Fuad, pallone messo in mezzo, allontana Luca Carraro, ma ancora Martinello torna in possesso di palla. Poi pallone che viene fatto girare in direzione ancora di Bessalim, che prova poi una conclusione Iozzino da distante, era un po' sbilanciato, pallone colpito male e fortunatamente termina oltre il fondo. Allora Ballarin può rimettere in movimento Alberto Rodriguez, che adesso cerca i compagni, li richiama, lo scambio è con Secchieri, Secchieri che prova il dribbling, viene attaccato da Martinello, allora è costretto a dare all'indietro ancora su Madalosso, quindi Rodriguez che subisce un fallo, ma attenzione a Secchieri, che va sul fondo e poi un intervento in scivolata un po' pericoloso anche, ci è sembrato, da parte di Bensalim Fuad o forse di Akber, ma l'arbitro interviene a decretare un calcio di punizione a favore del Padova.
E quindi Luca Carraro sul pallone. Di solito il Padova ci ha abituato a degli ottimi schemi in queste occasioni. Vediamo Carraro che proverà il tiro oppure cercherà un compagno, cerca di mettere in mezzo per Madalosso, il quale tenta di servire Rodriguez, poi vedete prova sempre il contropiede micidiale la formazione del Giorgione. Una volta che conquista palla c'è sempre un giocatore che parte in velocità e aspetta il lancio di rimessa. Intanto vediamo se Chieri ancora sul pallone. Buono il servizio su Luca Carraro, Madalosso ancora all'indietro, Carraro, un bolide che termina di pochissimo sopra la traversa. Era ben posizionato Prosdocimi comunque, ma buona l'iniziativa del capitano bianco scudato. Riparte ancora il Giorgione con Martinello, pallone che arriva morbido tra le braccia di Riccardo Ballarin, che mette in movimento Secchieri sulla linea di centrocampo, dà ancora all'indietro per Carraro. Quindi Madalosso, Rodriguez che tenta di servire ancora Madalosso, non ci arriva il giovane attaccante del Padova. Riparte Giorgione, sempre pericolosissimo, Madalosso che contrasta, Martinello, poi Ben Salim Fuad. Rimessa per il Padova, Secchieri, Padova adesso che prova a insistere con più tenacia in zona d'attacco. Madalosso, Secchieri! Secchieri da pochi passi, buona la deviazione, pallone colpito non in pieno, un po' svirgolato, peccato. Attenzione ancora, Carraro, Secchieri, ancora lui, traversa! Pallone che si è stampato proprio all'incrocio dei pali e quindi è il terzo legno di questa partita, due per il Padova e uno per il Giorgione. Attenzione ancora a Madalosso, Madalosso! Il tiro, poi la deviazione da parte di un difensore avversario, poi Rodriguez attaccato subito da Ben Salim Hassan. Quindi Secchieri è da solo, può girarsi, adesso viene attorniato da due avversari, allora è costretto ad andare indietro, ancora per Rodriguez, quindi Madalosso, Madalosso, Rodriguez, il servizio mancato in direzione di Secchieri, riconquista palla all'Euro Giorgione, subito contropiede, vedete, con Ben Salim Hassan, Ben Salim Hassan, poi da all'indietro, attenzione perché potrebbe andare al tiro e Ballarin! Spettacolare Ballarin, come sempre salva la propria porta mettendo in corner sul tiro di Ben Salim Fuad. 0-0, ma davvero una partita bellissima fin qui, ben giocata. Vediamo l'esito di questo calcio d'angolo, pallone dato all'indietro ancora per Martinello, poi ancora all'indietro per il portiere Prosdocimi, lancio lungo dove non c'è nessuno. Direi che mai abbiamo assistito a una partita razzo da parte delle due squadre. Sì, come dicevo prima, squadre molto aggressive, determinata la vittoria. Si vede che Giorgione è venuto qua non sicuramente per aspettare il Padova, ma anche per attaccarlo e provare a vincere questa partita. Lo stesso ha fatto il Padova, ovviamente essendo in casa il Fortino deve difenderlo, quindi insomma una bella partita fino al in questo momento. Intanto subisce un fallo Secchieri, l'arbitro dice che si tratta di semplice rimessa e allora sarà un calcio d'angolo. Si muove Vettore, poi prova Griggio che è subentrato nel frattempo quasi da metà campo, un tentativo un po' velleitario, pallone colpito troppo dal basso verso l'alto, finisce oltre la traversa. Questa volta sbaglia il controllo Akber, quindi può approfittarne il Padova per ripartire ancora con Griggio, quindi Alberto Rodriguez, lo scambio per Barotto, poi ancora Secchieri, Rodriguez, quindi Griggio, Barotto ancora su Rodriguez che è costretto a dare indietro per Ballarin, poi Secchieri, buono lo scambio, ancora su Barotto, poi Secchieri, poi viene in avanti, c'è il libero Griggio e poi Barotto che potrebbe andare al tiro e poi invece si allunga un po' troppo il pallone, ha tardato la conclusione Barotto, questo era un pallone da colpire di prima, da calciare subito in porta, invece Barotto ha voluto allungarselo, ma se l'è allungato davvero un po' troppo.
Ballari ancora controlla la sua area, padrone della propria area di rigore, eccolo qua Chames, Eddie Chames che è entrato in campo intanto, e vediamo se la sua velocità, guardate i numeri di Chames. Subisce fallo Chames che già ci ha deliziato nelle partite precedenti, intanto vediamo a Grigio che sbaglia però l'appoggio su Eddie Chames. Allora ancora Euro Giorgione, poi c'è un fallo, giustamente interviene l'arbitro, c'è un fallo di Rodriguez proprio sulla linea di metà campo. Rodriguez che ha pensato bene di fermare il gioco, anche perché l'Euro Giorgione se ne stava andando in un contropiede pericolosissimo. Intanto vediamo questo appoggio in direzione di Akber, sbagliato, pallone che termina sul fondo, quindi Rodriguez per Grigio, quindi ancora il campione spagnolo che deve dare a Chames, attenzione a perdere questi palloni, ingenuità di Chames che viene subito richiamato da Alberto Rodriguez. Chames è qui, peccato di inesperienza del giovane giocatore del Padova. Ancora pallone dato all'indietro, poi un tiro dalla lunga distanza, nulla di fatto. Questa conclusione di Iozzino per il Castelfranco, pallone che termina alto. Allora mette un po' d'ordine Alberto Rodriguez richiamando un po' i suoi, si fa vedere Varotto. Ancora Varotto, pallone dato in direzione di Grigio, quindi buono lo scambio con Rodriguez, Grigio, poi fallaccio, questo è un fallaccio di Bengalim Hassan. Forse qui ci stava anche una munizione come minimo, perché Grigio si era liberato bene e si accingeva poi a mettere al centro dove c'era tutto solo Chames. Quindi veramente un fallo non solo pericoloso ma anche di ostruzione, che ha impedito al Padova di andare al tiro. Vediamo intanto il calcio di punizione a favore del Padova. Questa è una posizione buona perché già altre volte il Padova ci ha fatto vedere buoni schemi. Vediamo Rodriguez, sul fondo campo c'è Varotto, in mezzo c'è Grigio, invece tutto libero sulla destra c'è Chames. Vediamo intanto, pallone dato in mezzo Grigio e poi Rodriguez, e poi questo è un miracolo del portiere Prosdocimi sul tiro di Rodriguez destinato in fondo al sacco. Ci ha messo una pezza il portiere trevigiano Prosdocimi. Ancora per Varotto, quindi Grigio, adesso si muove bene il Padova con ancora Rodriguez, quindi Varotto che controlla, viene però fermato, poi contrasta a centrocampo, riconquista palla l'Euro Giorgione, palpita vibrante, ancora bravo Varotto ad intervenire, conquista palla Varotto e poi subisce fallo. Ma qui gli arbitri non tirano fuori il cartellino, il fallo di Tilal, non c'è mai un cartellino e adesso arriva a grande richiesta, è arrivato il cartellino giallo nei confronti di Tilal, a grande richiesta del pubblico che ha veramente protestato alla grande, meravigliandosi che gli arbitri finora non si erano mai espressi con il cartellino giallo. Questo è un secondo fallo davvero segnalato anche dal secondo arbitro, e quindi è arrivata l'ammonizione come giustamente doveva essere già nel fallo precedente. Intanto vediamo il calcio di punizione a favore del Padova con Rodriguez. Padova che deve assolutamente sfondare, deve trovare il gol al più presto. Intanto vediamo ancora Rodriguez, ci ha messo Grigio, ribattuto il suo tiro da Tilal, proprio il giocatore che è stato ammonito poco fa. Ci ha messo all'indietro per Rodriguez, deve farsi vedere Varotto che riceve in questo momento, ma è costretto a dare ancora all'indietro. Grigio poi, possesso di palla, Varotto, si va a dire Chames, adesso potrebbe andare con il suo dribbling guizzante. Rodriguez, Grigio, ancora Varotto prova a farsi vedere, Chames, ha tornato un paio di avversari, difende il pallone, poi riesce a liberarsi, ma si allunga il pallone sul fondo. Ci ha provato il giovane
attaccante bianco scudato Eddie Chamès, ma già con i suoi guizzi mette scompiglio nella difesa avversaria. Siamo giunti al 18° minuto e mezzo di questo primo tempo, risultato ancora in bianco 0-0, partita vibrante, bellissima, ben giocata da tutte e due le squadre, grande ritmo, molto agonismo in campo. Padova che però prova costantemente a sfondare il muro avversario. Manto grigio all'indietro per Rodriguez, si fa vedere Chamès, ma riceve Varotto. Varotto che viene subito attaccato, attenzione a perdere palla Varotto, poi Chamès, poi lancio lungo, ottimo per Grigio che invece di calciare al volo poteva provarci. Grigio ha preferito mettere in mezzo, ma non c'era nessun compagno, allora riparte Giorgione, ottimo l'intervento di Chamès, bravissimo, si è subito messo in ordine Chamès, richiamato da Alberto Rodriguez dopo quell'errore di ingenuità commesso poco fa al limite della propria area di rigore. Ma ancora l'Euro Giorgione, partita difficile, davvero difficile questo match, perché il Giorgione non bada solo a difendersi così come aveva fatto il Murazze 15 giorni fa, ma cerca anche di colpire in contropiedi con azioni velocissime. Chamès! Chamès! Prova! Riesce a liberarsi di due avversari, ma non del terzo. Bravissimo Chamès, forse potrebbe essere l'arma vincente di questo match, proprio perché un giocatore velocissimo di gambe e negli spazi stretti potrebbe essere l'arma decisiva. Adesso è Rodriguez che si fa intercettare il servizio, intervento di Ben Salim Hassan. Ancora Chamès, quindi Varotto, Alberto all'indietro, ancora per Varotto che è tutto solo a spazio. Grigio viene attaccato, vedete quando i giocatori del Padova sono sulla tre quarti nella zona d'attacco vengono subito pressati. Attenzione Chamès, si gira forse dalla parte sbagliata, se fosse girato dall'altra parte avrebbe avuto più spazio per provare la conclusione. Rodriguez, la rimessa in gioco, Grigio, ancora Rodriguez, Varotto, buono il pallone, il tiro di Grigio deviato, ma gli arbitri non danno il corner, clamoroso, protestano anche dalla panchina i giocatori del Padova, era netta la deviazione sul tiro di Grigio, nessuno dei due arbitri si è accorto della deviazione in mezzo all'area. E intanto riconquista un buon pallone Tilal, poi c'è il fallo di Chamès, reclamano adesso i tifosi del Giorgione, forse anche loro chiedono una ammonizione per il giocatore del Padova, primo fallo di Eddie Chamès. Calcio in punizione per l'Euro Giorgione, sempre 0-0 il risultato, però attenzione perché il match comincia a farsi un po' complicato. Chamès cerca di contrastare, buono il pallone conquistato ancora da Alberto Rodriguez, poi però non c'è nessuno che si fa vedere, attenzione Giotta, e il tiro in diagonale che termina sul fondo, era sempre ben posizionato il portierone Ballarin che ha controllato che il pallone andasse sul fondo. Grigio, c'è spazio, poi viene subito attaccato, sono velocissimi i giocatori dell'Euro Giorgione andare a chiudere gli spazi. Secchieri, Chamès, sbagliato questa volta il passaggio, attenzione a Giata, ancora Giata, fortunatamente non trova spazio per il tiro, lo trova invece Ben Salim Hassan con la manona di Ballarin a mettere in corner. Pallone messo in mezzo, la respinta è di Rodriguez. Ritorna in campo il capitano Carraro, intanto esce Grigio, cambio volante, riparte però il Giorgione. Giata che si è reso pericoloso in due o tre occasioni. Ancora Rodriguez deve controllare, si lamenta Rodriguez perché Tilal allarga un po' troppo le braccia, lo colpisce al collo, un po' nervoso adesso Alberto Rodriguez, si arrabbia anche con Martinello
protesta vivacemente nei confronti dell'arbitro. Nulla è fatto, si può ripartire. Ancora Martirello che impreca nei confronti del nostro campione spagnolo. Poi Carraro prova a conquistare questo pallone, palla che termina fuori, la rimessa aspetta il Padova, dice Rodriguez. Quindi Secchieri ha tornato ancora una volta, poi ha sbagliato il passaggio, non riesce a recuperare Rodriguez, e quindi pallone regalato agli avversari con Bensalim Fuad. Quindi Martinello, Giatta, attenzione a questo Giatta perché in attacco davvero un'ira di Dio. E poi ancora Bensalim, quindi Tilal, giocoliere, questo numero 10. Ancora Martinello, passaggio un po' forte in direzione di Giatta che riesce a mantenere il possesso di palla. Ottimo Carraro, conquista la sfera, è costretto però a fermarsi perché non ci sono compagni. Allora Secchieri, Secchieri, Carraro potrebbe andare al tiro. Il salvataggio proprio sulla linea di porta di Martinello. Occasionissima per Carraro che l'ha un po' svirgolata, ci è sembrato. Ancora Madalosso, Madalosso potrebbe andare al tiro, c'è spazio, Madalosso, paratona di Prosdocimi. E ancora Madalosso che rimane in pressing però, ma riesce a liberare la difesa. E poi ancora Madalosso, poi Rodriguez, Secchieri, non ci posso credere, paratona ancora una volta di Prosdocimi, non ci posso credere. Paolo adesso sta veramente pressando alto e le occasioni si susseguono una dietro l'altra ma non si riesce a sfondare. Secchieri, Secchieri prova il doppio dribbling, perde palla però, attenzione a Giatta, Giatta attenzione perché questo contropiede è sempre pericoloso. Poi Ballarin con il piede sul tiro di Iozzino. Allora Rodriguez, quindi Secchieri, Rodriguez, si fa vedere Madalosso, Carraro dalla parte opposta, riceve in questo momento, supera la linea di metà campo. Vedete come chiudono bene i giocatori del Giorgione. Poi Secchieri prova a far tutto da solo e poi a momenti ne viene fuori un autogol sulla deviazione di Bensalim Fuad. Ancora Madalosso è bravissimo a riconquistare un pallone, parte in velocità, supera la metà campo, non c'è più spazio però, è attorniato da tre avversari, è costretto a tornare sui propri passi, applausi per lui. Allora Carraro, viene avanti, Secchieri, Carraro, Carraro controlla male con il destro e si trascina il pallone in fallo laterale. Poi Martinello, siamo al, quasi al 27esimo minuto del primo tempo, sempre risultato in bianco 0-0. Attenzione adesso perché è proprio il Giorgione, ma Ballarin salva tutto, è ancora il Giorgione che viene avanti, poi Giata che dà lì dietro per Martinello. Quindi Bensalim, attenzione Martinello, che pericolo, che pericolo, lì abbiamo corso davvero un grosso rischio sul servizio di Bensalim Fuad. Martinello ha girato di prima e ha sfiorato il gol. E bisogna stare attenti in questi, in queste partite perché potrebbe anche mettersi diversamente da quanto sperato. Non si possono correre rischi. Padova che ha creato moltissime occasioni fin qui, poi alla fine rischia in queste azioni di contropiede del Giorgione. Intanto Ballarin prova a ripartire, ultimi minuti del primo tempo, vediamo se si riesce a sbloccare questo risultato. Anche Rodriguez va in panchina a respirare un po', a recuperare, è entrato Mattia Vettore, poi Preatoni, tutti i giovani adesso in campo, Preatoni, Vettore e Madalosso con Carraro da fare da chioccia. Ancora il Giorgione in possesso di palla con Bensalim Fuad, quindi Iozzino, quindi Tilal,
buono, Vettore, pallone in direzione di Preatoni, attenzione adesso contropiede, continui capovolgimenti di fronte, velocissimo anche Akbar a farsi vedere, l'arbitro che interviene a decretare la rimessa per il Padova. Ancora Madalosso, buon servizio per Vettore che dà all'indietro per Carraro, quindi Preatoni. Madalosso, ancora Mattia Vettore, questa volta non riesce a girarsi, c'è il fallo però, se ne accorge il primo arbitro Calzavara che è lì posizionato a pochi passi. Quinto fallo di gioco, adesso il Padova può andare al tiro. È il quinto fallo di gioco commesso dai giocatori del Giorgione, di conseguenza dal prossimo fallo commesso dal Giorgione Padova potrà andare al tiro libero. Vediamo intanto che si sta avvicinando il 30° minuto, c'è un minuto di time out, ma del resto ce n'era anche bisogno perché è stata davvero una partita vibrante. Sì, bellissima partita fino in questo momento, forse la più bella in questo campionato per insomma fin qui, devo dire tutte e due le squadre determinate, caparbie su ogni pallone, ogni occasione, si cerca sempre di metterla dentro insomma per vincere questa partita. Certo che il Padova deve trovare una soluzione a questo match, deve vincerlo soprattutto perché, per mantenere la vetta della classifica, perché ricordiamolo, dietro c'è il Petrarca che sta salendo alla grande e ha anche una partita da recuperare. Quindi Padova, ecco, gli arbitri ci segnalano un minuto di recupero, tant'è vero il tempo, la mezz'ora è appena scaduta, però ci sarà un minuto in più da giocare. Intanto vediamo, peccato che il quinto fallo sia arrivato proprio in chiusura di tempo. Vediamo intanto Alberto Rodriguez, si muove Mattia Vettore, finta di Rodriguez, Madalosso, Rodriguez, ancora Madalosso e poi Carralo, il tiro ancora una volta, bravissimo Prosdocimi a mettere in fallo laterale, ancora Carraro, quindi ancora Rodriguez, adesso però è chiuso il Giorgione, infatti recupera il pallone, attenzione al contropiede, poi Carraro bravissimo a intercettare, ma poi perde palla Mattia Vettore, c'è il fallo di Carraro, sì, c'è il fallo di Carraro che aggancia il piede di Akbar, attenzione perché battuto ma irregolare l'intervento di Mattia Vettore che era ancora lì sul pallone, ha ostacolato la ripresa del gioco, viene chiamato un time out da parte anche dell'Euro Giorgione e a questo punto a tempo scaduto ampiamente, non so quale scopo abbia l'intervento dell'allenatore Bragagnolo, forse anche lui per calmare un po' le acque, far riprendere fiato ai suoi giocatori, ma ormai penso che gli arbitri stiano per fischiare il termine del primo tempo. Primo tempo che molto probabilmente si concluderà sullo 0-0, però prima ci sarà un calcio di punizione per l'Euro Giorgione e quindi attendiamo prima di sbilanciarci un po' troppo. Fanno gli scongiuri qui attorno alla nostra postazione dopo questa mia previsione. Gli abiti richiamano in campo le squadre, ci sarà giusto il tempo per battere questa punizione da parte della formazione di Castelfranco Veneto. Vediamo sul pallone Iozzino, poi Bensalin Fuad, anche Comacchio in posizione di tiro, vediamo. Ancora confabulano i giocatori trevigiani, poi alla fine il tocco è per Comacchio che prova il bolide e poi infatti arriva il fischio finale degli arbitri. Finisce qui, primo tempo 0-0, partita combattutissima, soprattutto bellissima, ma
In attesa del secondo tempo il Padova deve riordinare le idee, perché il risultato bisogna assolutamente sbloccarlo, una partita che bisogna vincere per mantenere la vetta della classifica. Ci sentiamo fra pochissimo per il secondo tempo. Secondo tempo di Padova Euro Giorgione, 0-0 al termine della prima mezz'ora di gioco, partita come abbiamo ripetutamente detto, attenzione, c'è subito un pericolo, partita come avevamo ripetutamente detto nel primo tempo, partita combattutissima, molto aperta, giocata benissimo da entrambe le squadre, molto combattuta, però ancora non è arrivato il gol e soprattutto il gol del Padova, che stiamo attendendo per sbloccare il risultato e permettere alla formazione biancoscudata di mantenere la vetta della classifica. Intanto è Rodriguez che riconquista un pallone da calcio d'angolo degli avversari, buono il contropiede per Secchieri, pallone buono, ancora Secchieri, doppio dribbling e ancora una volta una grande parata del portiere Prosdocimi, che già nel primo tempo si era esibito in interventi decisivi. Rimane il risultato ancora sullo 0-0, ma il Padova è subito il primo ad andare vicinissimo alla marcatura. Pallone indietro per Secchieri, quindi è ancora Secchieri che prova lo scambio con Rodriguez, il tiro al volo di prima intenzione, pallone però colpito male, finisce altissimo, allora riparte il Giorgione, piuttosto sornione fin qui, ma sempre abilissimo a ributtarsi in avanti con azioni di contropiede, pallone dato all'indietro, c'è l'intervento del portiere irregolare, reclama infatti Alberto Rodriguez, perché non si può passare il pallone due volte al portiere. Intanto vediamo il calcio di punizione per il Padova proprio per questa irregolarità, infatti vediamo anche il primo arbitro signor Calzavara che sta dando spiegazioni alla panchina dell'Euro Giorgione, quindi si riprenderà con questo calcio di punizione a favore del Padova. Sul pallone c'è Rodriguez e più indietro Luca Carraro, che potrebbe sparare direttamente in porta, vediamo cosa penserà di fare formazione biancoscudata. C'è anche Secchieri in buona posizione per andare al tiro sul palo di porta grigio. Tanto vediamo Secchieri, gol! No, 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 non è gol, sì! Allora mettiamoci d'accordo, perché il primo arbitro ha detto gol, il secondo ha detto no e poi l'arbitro ci ha ripensato, il pallone è andato sull'esterno della rete, un po' tutti avevamo gioito per il gol, ma in effetti andando a rivedere, attenzione intanto, perché Ballarin compie un ennesimo miracolo e ancora una volta questo secondo tempo inizia come si era disputato il primo, con continui capovolgimenti di fronte e occasioni da entrambe le parti, ma ricordiamo poco fa l'illusione del gol per tutti i tifosi del Palagozzano, tutti hanno gridato al gol, anche il primo arbitro aveva fischiato il gol, in realtà il pallone aveva toccato l'esterno della rete e solo dopo un consulto fra i due arbitri si è giunti alla conclusione che il pallone non era entrato, e quindi ancora un'occasione perduta per il Padova, ma questa volta ci avevamo creduto un po' tutti, ma non demorde questo Euro Giorgione, che è sempre minaccioso quando viene in avanti, attenzione, quindi prestare molta attenzione anche in fase difensiva, perché il Giorgione può disporre di giocatori piuttosto pericolosi in fase di contropiede. Poi adesso ci prova Rodriguez, bravo Grigio a recuperare qui, e poi il tocco per Secchieri che riesce a mantenere il possesso di palla, e poi la bomba e la respinta ancora di Prosdocimi, poi Martinello che riparte, attenzione a lasciare andare Martinello, attenzione perché è tutto solo Giata, per fortuna che spara alto. Pericolo ancora una volta
vedete, quando vanno in contropiede i giocatori di Castelfranco sono veramente minacciosi. Attenzione a Carraro, prova con il tiro, ma è sempre molto attento Prosdocimi, tra i migliori dei suoi, portiere del Castelfranco. Già nel primo tempo si è espresso con almeno un paio di interventi risolutori. Calcio d'angolo per il Padova, in zona d'attacco ancora, il pallone indietro per Grigio che mette in mezzo, forse sperava di trovare Rodriguez che però si era allargato. Nulla di fatto, si riparte con la rimessa in gioco da parte dell'Euro Giorgione, quindi Martinello ancora per Bensalim Fouad, il capitano della squadra ospite. Il tocco in direzione di Comacchio, all'indietro per Martinello, quindi Giata che è sempre pericoloso in fase attacco. Ancora Bensalim Fouad, poi Comacchio, viene fermato Rodriguez, buono il pallone per ancora Carraro, poi Rodriguez, Grigio, pallone messo dentro ma non ci mette il piede Secchieri, forse lì Secchieri doveva allungare il gambone e tentare di buttarla dentro, non ci ha creduto, è stato bravo Grigio a metterla in mezzo. Ancora messa in Fouad, quindi Giata, attenzione a Giata e il tiro in diagonale con Ballarin che forse in questo caso non ci sarebbe arrivato, per fortuna il pallone termina fuori. Rischi a ripetizione. Sì, un vero peccato prima l'occasione di Secchieri, perché è veramente una bella azione. Il Padova che in questo momento sta mettendo quasi alle corde il Giorgione, anche il Giorgione però non demorde, quindi bisogna stare attenti a questa squadra. E soprattutto prestiamo attenzione a questi contropiedi, perché almeno un paio di volte l'Euro Giorgione è andato vicinissimo al gol, sarebbe una beffa per il Padova che le sta provando tutte a sbloccare il risultato. Giata, Ballarin chiude tutto, riparte, siamo in 4 contro 3 adesso, eccolo qua Secchieri, buon pallone e niente da fare. Allora riparte il contropiede ancora con Comacchio che mette in mezzo, questa volta Giata si era fermato, urlano anche dalla panchina del Giorgione in direzione di Giata che doveva seguire l'azione, soprattutto Comacchio che poteva forse provare il tiro diretto in porta. Meglio per noi, riparte il Padova con Secchieri, quindi esce Rodriguez a respirare un attimo, poi Carraro, pallone per Vettore, c'è un intervento a gamba tesa su Varotto, scusate, intervento in gioco pericoloso, interviene l'arbitro, calcio e punizione per il Padova, Carraro, ma intanto il gol non arriva ancora e i minuti scorrono, siamo già all'ottavo minuto del secondo tempo. Secchieri, quindi Grigio palleggia, mantiene il possesso di palla, poi se lo tocca male, se lo porta fuori. Regaliamo quindi un pallone al Castelfranco che può ripartire con Bensalim Fouad, pallone filtrante, non c'è nessuno, pallone allora che termina sul fondo e Ballarin va a raccoglierlo per la rimessa in gioco, si fa vedere Madalosso che riceve, riparte il Padova che le sta provando tutte ma non trova il varco giusto. Allora Carraro, buon pallone adesso ma salvataggio in estremis da parte di Bensalim Fouad, l'ultimo tocco è di Madalosso, pensa un po', e quindi ancora Bensalim Fouad, Martinello e quindi Akber, attenzione ad Akber, bravo Carraro a chiudere proprio sulla conclusione, intervento risolutore del capitano bianco scudato che si stava facendo davvero pericolosa l'incursione di Akbar. Ancora Martinello, quindi Iozzino, poi il pallone che ristagna lì al limite dell'area, attenzione a non lasciare spazi, ancora Iozzino, pallone ancora in mezzo all'area e poi Secchieri riconquista, ma poi lo perde, ma poi lo riconquista e poi è Carraro che forse risolve la situazione, viene attaccato in zona alta, attenzione l'ultimo tocco è di Carraro, dice l'arbitro Calzavara, quindi si riprenderà con un calcio d'angolo per
il Giorgione e attenzione ancora una volta, un pericolo veramente, qui le cose non si mettono per niente bene. Siamo già al decimo del secondo tempo, risultato 0-0, ma qua nelle ultime occasioni è stata proprio la squadra ospite ad andare vicino al gol, che ci riprova adesso con un altro contropiede. Akber è ottimo ancora una volta, però l'intervento di Carraro a muso duro su Akber a fermare l'azione della squadra ospite, che adesso sta facendo veramente minacciosa. Ancora Iozzino, quindi Akber riparte, Barotto fermato da Iozzino, esce Carraro per un po' di riposo, rientra Rodriguez indietro per Madalosso, Secchieri prova, ma è l'intervento di Martinello risolutore, poi Secchieri rimane a terra colpito duro da Martinello. Ecco, vogliamo parlare anche di questo Martinello, un giocatore da una stazza fisica piuttosto poderosa, quasi neanche da calcio a 5, no? Che dici? Sì, classici piedi buoni, ma purtroppo poca corsa, perché non è neanche vero questo, perché comunque ha fatto un poderoso scatto prima, con conclusione in porta e quasi rischio gol. Comunque devo dire che Giorgione è una squadra molto ben organizzata, con buoni schemi. Devo dire che fino adesso si sta comportando molto bene. Sì, dicevamo di Martinello, nonostante una stazza fisica piuttosto poderosa, che però si sta esprimendo davvero a alti livelli e forse è uno dei punti di forza della squadra, ma un po' tutto l'Euro Giorgione ha bene impressionato. Vediamo intanto Secchieri che deve abbandonare il campo colpito duro all'altezza del ginocchio. Speriamo non si tratti di nulla di grave, anche perché c'è bisogno di Guido Secchieri nella fase finale di questo match. Speriamo che, vediamo però che si lamenta molto il giocatore del Padova, Madalosso, poi Vettore, Rodriguez, ancora Vettore, ancora a terra intanto a bordo campo Secchieri, seguito da Mastroeni, che è un po' il tuttofare del Padova calcio a 5. Ancora Dolorante, Secchieri comunque. Attenzione a perdere questo pallone, pericolo, e ancora Ballarin, ma facciamogli un monumento a Ballarin. Ballarin fantastico, salva il Padova sull'incursione di Akber. Ballarin con la sua stazza chiude tutta la porta e impedisce al Giorgione di andare in vantaggio. Sì, errore grave quello di Rodriguez, che si scusa subito con i compagni, però un poderoso Ballarin insomma ha salvato anche questa. Bravissimo, è un grande rientro del portierone biancoscudato dopo il lungo infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi. Intanto ancora Padova, adesso già l'attacco e per la prima volta Prosdocimi forse rischia nel controllo, poi Vettore indietro per Rodriguez, un po' faticato forse il giocatore spagnolo Madalosso, ma bisogna insistere, bisogna crederci ragazzi, bisogna crederci. Attenzione, pallone buono, pallone messo in mezzo, poi deviato, nulla di fatto, riparte ancora una volta e poi c'è un fallo di Mattia Vettore che subisce anche il cartellino giallo, abbastanza fortuito come intervento, perché Akbar nel liberarsi è andato a sbattere addosso a Mattia Vettore, che ha fatto fallo di ostruzione e si è beccato alla fine il cartellino giallo. Infatti Vettore si gira anche verso il pubblico spiegando che non l'ha fatto apposta, è fatto più involontario questo fallo, anche se a subirne le conseguenze è stato il giocatore Akber, che adesso abbandona il campo ma ha sempre buoni ricambi l'Euro Giorgione. Sul pallone Iozzino, si ricomincia a giocare, Iozzino per Bensalin Fuad, buono il pallone, attenzione, stavolta il gol c'è,
Questa volta il gol arriva, ma arriva nella porta sbagliata. Il gol dell'Euro Giorgione con Bensalin Hassan. E Padova quindi che va sotto 1-0 e adesso bisogna recuperare in fretta. Ottima azione di contropiede ancora una volta, tagliata fuori tutta la difesa del Padova. 1-0 per l'Euro Giorgione. Ancora Giorgione in possesso di palla e quindi Padova un attimo frastornato dopo questo gol che lo vede soccombere in questo match difficilissimo. Riparte Mattia Vettore, viene fermato, c'è un fallo, l'arbitro dice che si può proseguire e allora prova Varotto. Varotto, ma da rosso non ci arriva e allora poi l'ultimo tocco è di Varotto. La rimessa aspetterà il Giorgione. Siamo sotto 1-0. Bisogna reagire perché questo gol di Bensalin Hassan questo gol l'ha messo in ginocchio il Padova. Adesso addirittura Vettore sparacchia un pallone incomprensibile, poi c'è un tentativo da parte di Iozzino con palla che termina lontanissima. Riparte il Padova, bisogna ricomporsi, bisogna mettersela tutta per recuperare il risultato. Sarebbe davvero un peccato, anche perché il Padova fin qui è grande numero, grande, ma fallo questo gol, no. Un grande numero di Alberto Rodriguez che ha messo Varotto tutto solo davanti alla porta. Occasionissima davvero per ottenere subito il pareggio e invece Varotto ha un po' cicciscato, ha voluto scartare il portiere, poi hanno fatto in tempo i difensori a recuperare e a chiudergli quindi lo specchio della porta. Si rimane ancora sull'1-0 a favore dei nostri avversari con questo tiro poi da lontano proprio dell'autore del gol, Bensalin Hassan. Rodriguez poco fa ci ha fatto vedere tutta la sua classe con un doppio tunnel sugli avversari. Mattia Vettore potrebbe girarsi e sfondare, tiro deviato. Dai Mattia, che l'anno scorso ne hai fatti di gol, potreste farne anche quest'anno, le caratteristiche le hai. Si scalda intanto Chamès, Madalosso viene attaccato, Madalosso perde palla, riparte Bensalin, attenzione ancora Tolin, poi pallone messo in mezzo dove non ci arriva Iozzino. Padova che veramente soffre molto il pressing avversario sul centrocampo, la zona di centrocampo. Intanto Madalosso all'indietro per Vettore, quindi ancora Rodriguez che recupera, è costretto a dare all'indietro. Ballarin, Madalosso, subisce fallo? Eh sì, reclamano i giocatori del Giorgione, ma il fallo c'era. Sì, un fallo netto, niente da dire su questa decisione arbitrale. Calcio in posizione per il Padova, pallone messo giù, intanto reclamano un po' tutti, sia da una parte che dall'altra. Si può riprendere con Secchievi che si è ripreso fortunatamente, lo spray magico di Mastroeni. E allora ritorna in campo Guido Secchieri, vediamo Secchieri che prova il dribbling, viene fermato da Martinello, ancora Tilal all'indietro, quindi Bensalin Fuad, l'altro Bensalin Hassan. Madalosso recupera, Secchieri può andarsene, Secchieri la prova, l'azione personale, viene fermato proprio al momento del tiro, si era fatto vedere anche Chamès, il fallo, l'ultimo tocco è di Secchieri,
Intanto si fa sentire dalla panchina anche il tecnico Bragagnolo per l'Euro Giorgione, che si arrabbia molto con i suoi, evidentemente non hanno eseguito alla lettera certe disposizioni date dall'allenatore di Castelfranco. Intanto Martinello ancora, pallone buttato via, e allora può ripartire il Padova, ma adesso davvero dobbiamo mettercela tutta, anche perché il tempo corre, minuti trascorsi sono già 20 esatti in questo secondo tempo, soltanto 10 minuti per il Padova per recuperare il risultato. Chames, pallone messo in mezzo, poi Secchieri contrastato, allora Rodriguez deve ripartire con Madalosso che ha di fronte a sé un avversario, lo scambio con Secchieri, c'è anche Chames in mezzo all'area, Secchieri prova a far tutto da solo, viene fermato, rimessa laterale per il Padova con Chames, il tocco in mezzo, recupera però il Giorgione, attenzione al contropiede, vedete sono già in tre, velocissimi dall'altra parte, poi anche Rodriguez perde palla, lo riconquista Besalin Fuad, quindi Martinello, adesso il Giorgione in fase d'attacco con Tilal, ancora Tilal e l'intervento alla fine è di Madalosso che mette il pallone in fallo laterale e poi un tentativo ancora di Besalin Fuad. Riparte Rodriguez, ma speriamo che sia la volta buona, si fa vedere Secchieri, il tocco è deviato, allora Secchieri può apprestarsi alla rimessa in gioco dal fallo laterale per Rodriguez. Madalosso, Secchieri pressano bene i giocatori dell'Euro Giorgione che vanno a chiudere su ogni avversario in possesso di palla. Besalin Fuad all'indietro, il lancio lungo, poi controlla Ballarin, quindi Rodriguez, Secchieri sbaglia anche l'appoggio, il controllo, c'è un po' di delusione sugli spalti perché questo risultato davvero non ci vorrebbe in questo momento. Madalosso, Rodriguez mantiene il pallone in campo, Rodriguez buono per Chames, vediamo Chames, poi Madalosso tenta lo scambio ancora con Chames, la rimessa aspetta Giorgione, siamo sotto di un gol, Padova che non trova più lo spazio per andare al tiro. Madalosso, buon servizio per Grigio che però non controlla benissimo, pallone termina fuori, la rimessa aspetterà il Padova, Chames, Madalosso, Secchieri si fa vedere, Madalosso, Chames, adesso dovrebbe mettere in pratica le sue qualità, questa volta non riesce a girarsi, a controllare la sfera, è pronto anche Carraro ad entrare, esce Madalosso, un po' sfiduciato anche il pubblico qui del Palagozzano perché Padova sta soccombendo 1-0, è un risultato che proprio non ci voleva. Attenzione a Tilal ancora, poi Secchieri, l'ultimo tocco è di Martinello, può ripartire il Padova con Ballarin che cerca di affrettare i tempi, quindi Grigio, Chames, viene sempre attaccati i giocatori del Padova, vedete non c'è mai la possibilità di giocare liberamente il pallone, è rientrato Mattia Vettore che subisce un brutto fallo da parte di Martinello, Vettore esce, rientra Madalosso, palla adesso proverà anche con il portiere di movimento, infatti Secchieri ha indossato la maglia di portiere, molto probabilmente entrerà tra poco per provare il tutto per tutto, ma intanto ne approfitta il Giorgione per controllare la sfera, pallone poi spedito in avanti, non c'è nessuno, lo recupera Ballarin, quindi Grigio, esce Chames, rientra Rodriguez, Carraro in possesso di palla, eccolo qua Rodriguez che
chiama il cambio, portiere volante, quindi si gioca col portiere di movimento, eccolo qua, con Secchieri, Grigio. Adesso il Padova ha 5 giocatori effettivi in zona d'attacco. La porta però è sguarnita. Attenzione. Secchieri, buon appoggio. Secchieri scivola proprio sul più bello. Proprio, attenzione che la porta è sguarnita. E per fortuna pallone termina fuori. Allora riparte Secchieri. Peccato che Secchieri si era liberato bene, ma proprio al momento del tiro. Intanto Matarosso che cerca Vettore quando invece bastava deviarla in porta. Anche questa non ci voleva. Tanto c'è un intervento arbitrale perché viene chiamato un time out da parte dell'allenatore bragagnolo dell'Euro Giorgione. Evidentemente vuole sfruttare al meglio questi ultimi minuti che mancano al termine del match, esattamente 4 minuti e mezzo al trentesimo, e il Padova non trova ancora la soluzione del quiz che adesso si è fatto davvero difficile. È sotto di un gol, come la vedi Filippo? Ma sicuramente adesso un Padova che dovrà attaccare senza pensare tanto a schemi, ma trovare il varco giusto per almeno riuscire ad agguantare un pareggio che insomma penso sia meritato, perché comunque la partita è molto bella fino in questo momento. Giorgione vuole vincere, è venuto qua per vincere, si è visto fin dal primo minuto. Padova fa altrettanto ovviamente essendo in casa, e speriamo insomma, non dico una vittoria, ma almeno insomma in un pareggio meritato penso. Sarebbe consolante già il pareggio visto come si è messo il match. Non ci aspettavamo di certo una sconfitta visto il buon andamento del Padova in questo avvio di campionato. Intanto c'è il rilancio lungo del portiere Prosdocimi per il Giorgione. Poi Mattia Vettore! Gol! Un grandissimo gol di Mattia Vettore! 1-1 Mattia Vettore, grandissimo gol, e adesso c'è, esplode il Palagozzano, 1-1, c'è ancora tempo, dai, crediamoci. Carraro, il tocco mancato su Matarosso, ma che gol ha fatto Mattia Vettore. L'avevi chiamato tu prima, ci volevano i gol di questo di Mattia. Dai, intanto vediamo che il Padova adesso ci crede. Mattia Vettore, ancora lui cerca di sfondare, viene fermato questa volta. Poi Martinello, attenzione, il tocco lì dietro per Gita che riesce a mantenere il pallone in campo, quindi buono intercetto da parte di Rodriguez, quindi Mattia Vettore, pallone dall'altra parte per Matarosso. Padova deve crederci, un minuto, anzi due minuti al termine più eventuale recupero. 1-1 il risultato, rimessa in piedi una partita che sembrava ormai, attenzione intanto al contropiede con Varotto che subisce fallo, gli arbitri lasciano correre, reclamano anche dalla panchina del Giorgione chiedendo la simulazione di Mattia Vettore. C'è intanto molto nervosismo sulla panchina trevigiana, reclamano anche con gli arbitri. Intanto è Secchieri che prova lui, Secchieri il tiro, la risbattuta ancora del portiere Prosdocini, poi Carraro, no, ma no, non dovete farmi un fallo lì in posizione di attacco, c'era la possibilità di sorprendere l'avversario. E allora riparte il Giorgione, attenzione adesso a Gita, bravo Alberto Rodriguez, recupera palla, bravo Alberto Rodriguez per Carraro, no, sparacchia male. Carraro è arrivato un po' stanco su questa conclusione, calciato malissimo. Attenzione ancora perché non è detta l'ultima parola, e qui
a sto punto anche il Giorgione prova a vincerla. Ma che sofferenza questo match. E intanto tempo ormai sta per scadere, 20 secondi al 30° minuto, attenzione a sbagliare, Secchieri prova ancora, no, il colpo di tacco non riuscito, riparte Gita, attenzione Comacchio, riparte il Padova con Grigio prova a far tutto da solo, chiama rinforzi, poi ai Comacchio, Ballarin il nostro idolo, Ballarin il nostro idolo salva ancora una volta la porta del Padova. Ma che partita incredibile, 2 minuti di recupero ancora Ballarin. Ballarin è un rientro strepitoso, ha salvato il risultato. Ma ancora il Giorgione che a questo punto vuole vincere la partita. Il Giorgione, si sono arrabbiati un po' tutti e tutti vogliono vincerla. Guarda lì Madalosso che si fa vedere, Madalosso viene stretto, fallo, cioè calcio di punizione per il Padova, reclamano quelli di Castelfranco, ma il calcio di punizione ci sta tutto. Allora vediamo un po' anche il pubblico che dagli spalti incita all'ultimo sforzo del Padova, e qui ci vorrebbe un miracolo a questo punto. Siamo già nei minuti di recupero che sono 2 segnalati dagli arbitri, vediamo cosa si inventerà Rodriguez, Madalosso e poi ancora Rodriguez, colpisce male anche lui, palla che va sul fondo, guardano il cronometro i 2 arbitri, forse un minuto infatti, un minuto ancora da giocare. Moro, pallone recuperato da Secchieri, no, e poi ancora un pallone in contropiede, batti e ribatti, davvero incredibile, e poi ancora attenzione, Ballarin col piedone mette in corner e salva ancora la nostra porta. Che partita incredibile, davvero una partita bellissima, tutta da seguire, molto combattuta, ma arriva il fischio degli arbitri, finisce in parità 1-1, accontentiamoci anche perché stavamo perdendo fino a pochi minuti fa. Sì, come detto prima del gol, il Padova meritava sicuramente il pareggio, non dico appunto la vittoria, ma il pareggio sicuramente, ed è arrivato con Mattia Vettore, insomma un gran gol, bel gol, meritato. Allora noi vi ringraziamo per averci seguito, grandi festeggiamenti sugli spalti. Padova deve accontentarsi di un pareggio, ma che tutto sommato va anche a merito della formazione di Castelfranco. Diamo atto alle qualità dell'Euro Giorgione che ha disputato una grandissima partita questa sera qui al Palagozzano. Padova che deve lamentare sempre le numerose assenze. Gli applausi del pubblico, le squadre che si salutano. Finisce 1-1, ma appuntamento ai prossimi partite casalinghe del Padova Calcio a 5, perché il campionato sta entrando nel vivo e il Padova è sempre lì nelle zone alte della classifica. Grazie a tutti per averci seguito su Calcio Padova TV.